Ti senti un fallito? Oh sì, tanto. La tua vita sentimentale fa schifo? È un bisogno d'affetto che te se magna? Bene, sei il benvenuto in questo video. Già mi immagino quanto avrai cercato disperatamente amore. E magari ora non gliela fai più. E meno male, perché manco Dio gliela faceva più a starti appresso. Aspetta, Dio? Sì, sì, proprio Dio. Almeno così ha fatto con una donna che per anni ha cercato l'uomo della sua vita, sposandone 5, tutti i matrimoni finiti male. Poi alla fine si è stancata e si è messa con uno. Ma manco l'ha sposata a questo, ci ha convissuto. E questa donna ha lo stesso problema mio e tuo, che cerchiamo una risposta ai nostri bisogni affettivi. E pensiamo di trovarla fisicamente. Quindi ci ritroviamo a stare con alcune persone non perché le amiamo, ma perché amiamo i nostri bisogni d'affetto. E guarda che questo lo facciamo anche con Dio, cercandolo fisicamente. Infatti questa donna vorrà sapere qual è il tempio dove adorare Dio. I nostri antenati adoravano Dio su questo monte. Visto che in Palestina a quel tempo ce n'erano due di templi. Ma voi giudei dite che l'unico posto per adorare Dio è Gerusalemme. Qual è quello giusto? Dove dovrei andare quando ho bisogno di Dio? Le serve un luogo fisico. Allora Gesù prenderà la parola dicendo che sta cercando l'acqua nei pozzi sbagliati. Tutti coloro che bevono quest'acqua avranno di nuovo sete, ma chi beve dall'acqua che io gli darò non sentirà mai più sete. Perché il bisogno d'affetto non è un bisogno fisico, o almeno non basta un corpo per soddisfarlo. Infatti, di chi ci abbraccia, ci accarezza, ci bacia, avremo sempre sete. L'unico modo per dissetarsi davvero di questa sete affettiva è chi ci può baciare senza il corpo, cioè chi usa lo spirito. Dio è spirito. Ed è proprio Dio. Non è un caso se il verbo adorare significa baciare. È Dio che ci bacia, ci accarezza, ci abbraccia. E questo lo fa nel cuore, non nel corpo. Lo fa in spirito e verità. In spirito e verità. In altre parole, sai come va a finire la storia di questa donna? Che si dimentica la brocca al pozzo. Aspetta, la tua acqua! Cioè si dimentica del suo bisogno fisico, quello di avere sete. Hai dimenticato la tua... Perché ha scoperto un'altra acqua. Spirito e verità. Quella che disseta per davvero ogni bisogno d'affetto. Spirito e verità. E non solo non ha più sete. Vado a dirlo a tutti quanti. Ma diventa una sorgente per gli altri. Quest'uomo. Perché correrà a dire a tutti che ha incontrato Dio. Mi ha detto tutto quello che ha fatto. E gli altri gli ameranno più per il suo bisogno. È davvero lui in Cristo. Ma per il bisogno degli altri. E questo non lo fa tanto con il corpo, ma con lo spirito e con la verità.